Se i paesi del sud-est asiatico vi hanno sempre affascinato e magari siete stati in Thailandia, Cambogia, Vietnam o Bali e vi siete innamorati dell'accoglienza e della gentilezza della popolazione, dei suoi usi e costumi, allora non perdetevi questa intervista dove parleremo delle Filippine. Le Filippine sono un arcipelago composto da più di 7.000 isole situate nel sud-est asiatico. Per darvi un'idea della collocazione, sono a sud di Taiwan, a est del Vietnam e a nord dell'Indonesia. Il paese ha un clima tropicale, è caldo tutto l'anno, le spiagge sono bellissime e le persone, come vi dicevo prima, sono super accoglienti e solari. Oggi intervisteremo Matteo, un ragazzo italiano che per destino, insomma, la vita l'ha portato là e ormai ci vive da più di 5 anni e ci parlerà in maniera completa di come si vive nelle Filippine, un paese penso sconosciuto a molti, però che ha molti punti positivi e uno di quelli è che la tassazione è praticamente inesistente. Bassissima. Non aggiungo altro, non voglio spoilerare niente, quindi vi lascio all'intervista, buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Matteo, come stai? Tutto Ciao, tutto bene? Grazie. bene? Beh, Sì, com'è sì. lì nelle Tu? Filippine? Fa caldo, adesso è già sera qui, sono le 5:30, Quante però si sta bene. ore ci sono di differenza dall'Italia? Adesso 7 ore, poi quando, a seconda del cambio dell'ora, a volte 6, a volte 7, dipende. Qua non cambiano l'ora, quindi Là non cambia, ok. E sì. so che le Filippine, insomma, sono tantissime isole. Te dove sei, insomma, in che punto sei delle Filippine? Allora, io sono sull'isola di Luzon, lontano circa un'ora da Manila, quindi sono nell'isola più affollata, dove c'è più gente. A Cavite, Silang Cavite si chiama il luogo dove vivo io. Intanto, insomma, ti volevo dare il benvenuto e volevo dirti, insomma, che è un piacere averti ospite qui con noi, Italian Globetrotters. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie Ora ci spiegherai un po' mille. come si vive lì, perché, insomma, siamo curiosi, anche in tanti ce lo chiedono, Certo. sulle Filippine, come Ok. sono, come non sono. E ora, magari, prima di comunque farti le domande più specifiche, parlaci un po', insomma, di te, racconta brevemente chi sei, da dove vieni e perché, insomma, sei andato a vivere lì nelle Filippine. Certo, ok. E allora io sono Matteo Saletta, vivevo a Cinisello Balsamo in provincia di Milano e ho sempre lavorato nella ristorazione. Di solito lavoravo in centro Milano, quindi lavoravo nei luoghi un po' turistici o se no nei ristoranti. Ho lavorato come barman, cameriere e cuoco, ho fatto un po' di tutto. Ho sempre voluto partire per un'esperienza all'estero, lavorare un po' all'estero per avere esperienza, imparare una lingua nuova, no? Perché Certo. allora non parlavo neanche inglese. Quindi avevo un po' anche timore lasciare l'Italia, andare in un altro paese dove non sapevo neanche la lingua. Quindi ho pensato un po', all'età di 26 anni ho conosciuto la mia ragazza, che adesso è mia moglie, Filippina. L'ho conosciuta mentre lavoravo. Io all'epoca facevo il buttadentro in un locale turistico in Via Dante. E quindi lei stava passando con le sue amiche, io l'ho invitata a bere da noi e lì ho conosciuto mia moglie, la mia. Ecco, sentite. Adesso siamo sposati. E lei è filippina, quindi siamo stati un paio d'anni insieme in Italia. Dopodiché io ho chiesto se potevamo fare un'esperienza all'estero e lei infatti mi ha consigliato le Filippine perché sono un paese in crescita dove sicuramente si può aprire un'attività, essendo un paese in crescita che tante persone si stanno arricchendo, quindi si può andare lì a tentare la fortuna e aprire qualcosa. Sì. E quindi abbiamo deciso da quel momento, dopo un anno, ho fatto le valigie e siamo partiti, siamo venuti qua nelle Filippine, a casa sua. Questa qua è casa sua, sì. Sentite, conosciuta in Italia e poi sei andata lì, tanta roba. Sì, è una fortuna perché lei parla italiano, quindi con lei non mi sono sentito mai da solo, ho avuto il tempo per imparare la lingua, non il tagalo, ancora lo parlo non benissimo, però almeno l'inglese lo parlo un po' di più. Ok, parla l'inglese bene lì. Qua parlano come seconda lingua, la maggior parte della popolazione parla inglese, molto bene, sì. Ok. Io adesso qui ho aperto questo qua è il mio secondo ristorante che ho aperto circa 5 mesi fa insieme a un B&B, quindi ho due ristoranti e un B&B con 5 camere, bed and breakfast, nella zona turistica di Tagaytay, che è un luogo dove c'è un vulcano che si chiama Vulcano Taal, particolare perché c'è il lago, in mezzo c'è il vulcano, dentro c'è un lago e poi c'è un altro vulcano. Quindi questo qua lo rende unico al mondo, è un posto turistico per questo. Ha eruttato 3 anni fa, tra l'altro. Cavolo, Ha eruttato, sì, lì un vicino, casino ha fatto. Siamo vicino, sì, ha buttato tanta sabbia, siamo stati qua un paio di settimane a scopare le strade per togliere la sabbia, Quindi se sì. c'hai due ristoranti lì, ristoranti italiani e poi bed and breakfast. Esatto, sì, ho due ristoranti e un bed and breakfast. Sono qui già da 5 anni,
5 anni che vivo qua. Insomma, 5 anni già due ristoranti, buono, vuol dire che le attività, insomma, vanno bene lì. Vanno bene, però comunque ci devi un attimo saper fare, devi avere tanta pazienza, Certo. perché quando abbiamo aperto il ristorante non subito avevamo dei grandi guadagni. Per tanti mesi abbiamo guadagnato veramente poco, siamo stati alle strette, però abbiamo stretto i denti e con il tempo siamo riusciti a farci conoscere. Adesso molte persone vengono anche da Manila, che è un'ora dalla distanza, vengono a mangiare da noi, perché ci conoscono. Adesso siamo non famosi, ma comunque siamo conosciuti, Avete saranno tenuto duro, conosciuti, sì. dai. Sai, all'inizio è sempre un po' così, ci vuole un po' di tenacia. Sì, il nostro ristorante si chiama Cotoletta Nisaletta. Cotoletta perché appunto c'è una storia, perché noi abbiamo aperto un ristorante prima di questo, avevamo un piccolo ristorante, l'abbiamo aperto davanti all'università e là i ragazzi giovani volevano un cibo che comunque costasse poco. Allora abbiamo pensato alla cotoletta di pollo, l'abbiamo chiamato Cotoletta Nisa per D e Saletta è il mio cognome, quindi Cotoletta Cognome. Nisaletta, la mia cotoletta sarebbe. Questo Senti, è il giro grande. che abbiamo fatto. Senti, visto che ora ci hai detto un po' il lavoro lì, no? Ti volevo chiedere per quanto riguarda un'attività in proprio, se uno volesse venire a aprire un'attività lì da italiano, quindi da straniero, se è facile o se, non so, se ci vuole un visto per lavorare lì, come funziona per aprire un'attività? Uno straniero può venire qui a aprire l'attività, però deve fare una partnership composta dal 60% filippino e il 40% italiano. Quindi in quel caso ci sarà un 12% di tasse. Ah, buono. Ok? E invece io, essendo sposato, ho intestato tutto a mia moglie, perché quando ci si sposa le cose sono di entrambi lo stesso. Quindi ho intestato tutto a lei e noi paghiamo solo il primo anno che abbiamo aperto il nostro business, abbiamo pagato l'1% di tasse perché era un micro business, intestato solo a lei. E dopo, dal secondo anno in poi, paghiamo il 3%. Entrambi sono micro business, perché hanno meno di 9 dipendenti, hanno un unico proprietario, quindi questo è un micro business. Sì. Cavolo, tanta roba. 3% adesso. Poco rispetto all'Italia, sì. Aspetta, qua è tutto un altro mondo, allora. Sì. Però le cose costano meno, anche i nostri piatti costano meno, è un po' tutto bilanciato. Sì, perché hai tua moglie, ma magari se uno deve trovarsi un socio del posto, un 60%, quella potrebbe essere considerata quasi come una tassa, nel senso, se non è uno di famiglia. Sì, magari in queste partnership loro possono mettere ad esempio l'avvocato e il commercialista, fanno una partnership così e poi bisogna decidere quanto ognuno spetta. Io ancora non l'ho fatto, quindi non so bene nel dettaglio, perché ho sempre intestato lei, quindi ci togliamo questo problema. Perché quando siamo venuti qua noi avevamo un basso budget, abbiamo iniziato proprio con poco, infatti i nostri posti erano piccolissimi. Poi col tempo ci siamo ingranditi e se avessimo fatto una partnership non ce l'avremmo fatta di sicuro, così ce l'abbiamo fatta per Così in questo. famiglia avete Sì. fatto bene, certo. Ma comunque ci vuole un Esatto. visto per lavorare Ah. lì, anche per aprire un'attività o per lavorare da dipendente? Allora, lavorare come dipendente uno straniero forse non gli converrebbe, perché qui comunque gli stipendi sono 300 euro al mese, il minimo salario di un filippino, 300 euro al mese. Quindi uno straniero potrebbe trovare lavoro o con una grande azienda straniera che lo manda qui a lavorare, e in quel caso il visto lavorativo glielo farà direttamente l'azienda, o se no ci sono lavori come call center o chat support, sempre di aziende straniere che ti assumono qua nelle Filippine, e lì puoi guadagnare come ad esempio in Italia, e il visto lavorativo te lo fanno loro direttamente. Io personalmente ho avuto per più di 2 anni il visto turistico qua nelle Filippine. È molto semplice farlo, perché allora il primo mese che un italiano viene qua non deve pagare il visto, dal secondo mese deve pagare una tassa di 20 euro al mese, poi ti fai una carta d'identità che quella costa sugli 80 euro, quello che costa di più, e vale un anno e ogni anno la devi rinnovare, poi pagare 20 euro al mese. Adesso io ho il visto permanente perché dopo il quarto anno di matrimonio sono riuscito a fare un visto permanente, non devo più pagare nulla. Sì, comunque mi Sì. sembra di aver capito che è più semplice, che in altri paesi è Sì. un po' più complicato, sul visto. Sì, e poi per fare il visto ti basta andare in un ufficio immigrazione della città dove risiedi. Ad esempio, io vado qua da Smarinas, che sono 5 km da casa mia, e ogni mese andavo là, no, ogni 3 mesi, perché io lo estendevo di 3 mesi, andavo là, lo estendevo e basta. Ogni città ha comunque il suo ufficio immigrazioni, abbastanza semplice. Bene, poi Sì. ci ho detto della tassazione, insomma, è molto conveniente. Ti volevo dire, ora non sul lavoro, ma se uno invece volesse venire lì come pensionato, sai, se, insomma,
so se è conveniente, se quanto li ritengono sulla pensione, perché qua li ritengono abbastanza, quindi tanti magari vanno in qualche altro paese dove hanno meno ritenute sulla pensione e vivono magari meglio. Sì, questo discorso l'ho fatto l'altro giorno con un signore anziano che vive qua, un italiano, e lui mi diceva che non ha ritenute dalle Filippine, perché le Filippine e l'Italia hanno un accordo dove non devono dare soldi alle Filippine della loro pensione. L'unica cosa magari è quando ritirano i soldi in banca, là c'è una tassazione della banca, le commissioni, le classiche commissioni. Quindi anche per gli anziani può andare bene. Lo consiglieresti a pensionati o anche a famiglie con figli che vogliono venire a vivere lì? Allora, magari pensionati, comunque il costo della vita può sembrare basso, ma per un pensionato che magari ha bisogno di cure mediche o ospedale, così, gli ospedali già iniziano a costare parecchio e non sono gratuiti. Quindi magari il pensionato in salute va bene, anche perché fare un'assicurazione a un pensionato non sempre la fanno, perché appunto è già anziano, è difficile che una pensione, se non sei in salute, a volte non te la fanno. Quindi lo consiglio se sei in salute e se hai una buona pensione. Ho visto anche anziani qua italiani che hanno una pensione molto bassa e non è che vivono benissimo, anche qua fanno abbastanza la fame. Quindi bisogna stare attenti anche a queste cose qua. E una famiglia invece può venire qui nelle Filippine, sì, però deve sempre riuscire a mantenersi, nel senso, vieni qui, prima magari trovi un lavoro, fai partire bene la tua attività, perché non è che apri un'attività e funziona subito, come dicevo prima. Bisogna essere sicuri di avere un'entrata che arriva sempre, perché le Filippine non ti aiutano se tu rimani senza soldi, loro non ti aiuteranno, non ti daranno dei soldi per andare avanti, come magari in Italia che c'è il reddito di cittadinanza, sì, qua aiutano parecchio. Penso che queste scelte, insomma, devono essere fatte bene, perché quando uno cambia vita, no, paese, non è vicino, il biglietto costa parecchio, sono 18 ore di volo, deve pensarci bene. E invece come scuole, per esempio, se uno viene lì con dei figli, lì ci sono scuole come internazionali, livello di istruzione buono, università ci sono? Sì, allora qua ci sono scuole pubbliche e scuole private. Le scuole pubbliche sono abbastanza affollate, le classi sono affollate, le lezioni sono un po' in inglese e in tagalog, comunque in alcune province insegnano bene, invece nei posti un po' più remoti sono un po' più la randagia. Invece ci sono anche scuole private dove le lezioni sono in inglese, i ragazzi sono più seguiti, solo che costano mensilmente, non tantissimo, però costano. Poi ci sono anche università prestigiose, tanti stranieri vengono qui a studiare a Manila in certe università, perché sono importanti, sì. Quindi l'istruzione è buona anche qui. Quindi, insomma, anche per una famiglia, se hanno un lavoro che funziona, anche trasferirsi lì può essere buono, capito? Anche perché poi bisogna vedere il costo della vita, come l'altro ti volevo chiedere anche quello. Cioè, si è parlato del lavoro, ma poi bisogna rapportarlo a quanto costa la vita. Sì, com'è lì? Allora, diciamo che i generi alimentari non costano molto, quelle cose prese al mercato come le verdure, la frutta, carne e pesce costano poco. Invece se si va magari al supermercato e si vuole mangiare come in Italia, ad esempio, il costo della vita è uguale a quello italiano, perché la pasta comunque costa, qui si mangia tanto riso, quindi le persone non vanno a scegliere la pasta, o a meno che in alcuni casi sì, però comunque la pasta costa, e la farina costano, i formaggi costano, quindi le cose prese al supermercato costano come in Italia. Invece al mercato puoi risparmiare parecchio. A volte vado nelle carenderie, che sono i ristoranti locali, e lì vado a spendere 2 euro a pranzo, mangio una palla di riso e un loro cibo, e con 2 euro mangio. Invece se vai al ristorante italiano, lì l'altro giorno siamo andati in un ristorante italiano, abbiamo speso sui 60 euro, quindi c'è proprio un livello assurdo, uno può scegliere la sua vita a seconda di quanto guadagna. Sì. E anche nelle case, ci sono diversi tipi di case, c'è quella nel condominio in provincia che puoi andare a spendere sui 100 euro al mese, sono case piccoline, o se no anche in città, a Manila ci sono case che sono grandi, 22 metri quadrati, vai a pagare tipo 300 euro al mese, quindi dipende proprio dalla zona, dal quartiere. Ci sono anche dei villaggi privati qua dove ci sono delle villette e lì puoi spendere 400 euro al mese, però case abbastanza grandi. Ci sono tanti tipi di scelta, quindi le case costano dal minimo di 100-200 euro a un massimo di 600-700, ma anche 1000, cioè dipende proprio da dove sei. Di solito in provincia costa meno, dove sono io non pago la casa perché è nostra, però tipo qui in provincia uno può spendere al mese sui 100 euro. Poi c'è un villaggio qua di fianco dove ci sono anche degli stranieri e lì vanno a spendere sui 300 euro al mese, villette con 2-3 camere dentro, trilocale. E se uno la vuole comprare la casa, che prezzi hanno? I prezzi delle case adesso sono aumentati parecchio, perché il mercato è salito e c'è tanta richiesta, quindi le case adesso costano un minimo dai 60.000 euro in su comprare una casa. Ci sono casette piccole dove puoi andare a spendere sui 20.000 euro, però sono proprio piccole, magari sono solo terreni, puoi comprare terreni e poi costruirci sopra, là vai anche a risparmiare. Però se compri una casa
casa tua puoi spendere quella cifra là, di 50.000 euro in su. Non è tanto, è tanta roba, qua costa molto, molto di più. Ah sì, certo. Dipende anche qua dalla zona. A Manila i prezzi sono molto più alti, però qua in provincia magari si trova ancora qualche prezzo così a 50.000. Poi penso, non so, anche come burocrazia, queste cose qui sarà più tranquillo lì, più semplice rispetto all'Italia. Sì, allora uno straniero come prima non può comprare un terreno tutto suo, deve essere sempre 60% filippino e Ah, 40% italiano. ecco. Questa è la cosa brutta. Però può comprare un appartamento in un palazzo, quindi lì può comprarlo e essere 100% proprietario Ah, della ok, casa. se compra il Sì. terreno con la casa no, ma invece un appartamento lo può comprare. Un appartamento lo può comprare. Anche nei condomini non può comprare, mi sembra, quello al primo piano, ma dal secondo piano in su può comprare. Tutto Sentite. suo, se no deve fare la partnership. Lo fanno per tutelare. Tempo fa i filippini non avevano tanti soldi e venivano le persone straniere qui e si potevano comprare tutto. Invece hanno fatto questa legge, così non c'è pericolo che magari i No, no, cinesi comprano tutto. certo. Sì. Si tutelano, eh. Si tutelano, esatto. Invece le bollette, non so, acqua, gas, luce, che prezzi hanno lì rispetto a qua? Allora, la corrente, quello che so, è che è aumentata parecchio e costa anche come in Italia. E ad esempio, non so, nel mio ristorante vado a pagare in questo qui sui 300 euro e nell'altro 400 euro. La corrente costa parecchio. Invece l'acqua è molto bassa, l'acqua costa poco, si va a risparmiare con l'acqua, ma con la corrente no. Infatti molti stanno mettendo i pannelli solari per risparmiare. Stanno iniziando a mettere i Certo. pannelli solari ovunque. Per quanto riguarda, per dire, il riscaldamento, non c'è mica lì. Qui il riscaldamento non c'è, non c'è Quindi. riscaldamento, ma si usa l'aria condizionata. Chi può permettersela ha l'aria condizionata a casa e la tiene accesa tutto il giorno perché ai filippini piace tanto l'aria condizionata, anche nei centri commerciali fa sempre freddo, è meglio mettersi una giacchetta perché sembra di stare in un frigo. Infatti sono sempre affollati perché fuori fa caldissimo, c'è smog, è sporco, vai nel centro commerciale che è tutto bello pulito e c'è l'aria condizionata e quindi tutti vanno lì e stanno lì. Qui si spende con l'aria condizionata. Se costa la corrente, certo, di Sì. sicuro spendete di quello. Però vabbè, insomma, già anche il riscaldamento, che qua noi col metano sono aumentati tanto i prezzi, no? Sì. Quindi è una spesa a meno, magari. Qui si usa comprare la bombola del gas, la si mette sotto dove si cucina e la bombola del gas costa sui 16 euro a bombola, è Bombola una da quanti bombola chili? 12 kg mi sembra, sì. Costa meno che qua, qua Qua. costa di più. Costa meno, sì. Sì. Prima del Covid comunque costava ancora meno, adesso è aumentato tutto. Dopo il Covid è Immagino. aumentato tutto anche qua. Dappertutto usano bombole di gas ancora, sì. Non Magari essendo isole, è forse più difficile, è più sì. difficile. Quindi c'è sempre il fornitore di bombole del gas, anche al ristorante. Ho 5 bombole, arrivano col tricycle, te lo portano, te lo cambiano e se ne vanno con quella vuota. Vedete, fanno il cambio così, sì. Qui fai conto che una bombola di 10 kg costa sui 23 euro, 24 euro, costano di Sì, più qua. sì. Una persona la paghi qua sui 7 euro al giorno, uno che fa un lavoro del genere. Al giorno, Quindi boh. per questo costa, manodopera costa poco. Però, come dicevi prima, se uno viene assunto da una ditta magari straniera o internazionale, ha un guadagno come in Lì. Italia all'incirca. Sì, ha un guadagno come in Italia o come a seconda dell'azienda di dove è localizzata, magari se è in Germania o altro. Ci sono tante aziende a Manila, ci sono tantissimi stranieri che lavorano sotto azienda straniera e stanno molto bene. Manila è una Certo. città molto internazionale, ci sono grattacieli, ci sono discoteche, c'è vita e c'è ricchezza proprio. In alcune parti di Manila, non tutte, però tipo ci sono alcuni quartieri che sono molto belli, sì. È grande Manila come città? È divisa in tante aree. C'è Manila e poi c'è Metro Manila che ci sono tanti quartieri, quindi è abbastanza grande, sì. Poi senti, cambiando Sì. argomento, ti volevo chiedere come sono i filippini. Te ora hai anche la moglie che è filippina, cioè nel senso come differenze di cultura, no, rispetto a noi. Allora, i filippini sono persone molto socievoli, aperte, gli piace scherzare, gli piacciono le feste. Non gli piace il silenzio, quindi fanno sempre un po' di casino, nel senso, spesso alle 7 del mattino ci sono già bambini sotto casa che giocano, urlano, mettono il karaoke alle 8 e mezza del mattino fino alla sera tardi. Sono molto festaioli. Sono persone alla mano, che puoi divertirti, sono molto socievoli, non ti fanno sentire mai soli. Però devi un attimo abituarti a questo genere di vita, comunque, che molto caotico. Infatti, molti stranieri non vivono tipo nel quartiere dove vivo io, ma vivono dentro villaggi, subdivision private, dove ci sono delle regole, dove non possono magari fare questo genere di quartiere, dove le case non sono attaccate, ma sono un po' distanti l'una dall'altra. Persone straniere di solito piace vivere dentro questi posti che sono.
sono più appartati, però i filippini in genere sono persone molto socievoli, sono persone alla mano, quindi ci si trova bene qua. Sì. Ok, qualche differenza che hai notato te in questi anni di cultura, che per noi può essere un po' strana magari, che hanno loro nella loro cultura, ti viene in mente qualcosa? E allora qui per la maggioranza è cattolica, quindi non c'è molta differenza in quell'ambito, però magari ci sono molte cose, stranezze che possono risultare strane in Italia, ma qua è la normalità. Ad esempio qui, lo dicevo anche in un video nel mio blog di vivere nelle Filippine, che qua comunicano molto con le espressioni facciali. Ad esempio a volte non ti rispondono, ma ti muovono il sopracciglio e là ti stanno dicendo sì, o se no ti indicano qualcosa con la bocca in questo modo. Ti fanno tante espressioni che all'inizio, quando arrivi qua, andavo al mercato con mia moglie e gli dicevo, ma io gli ho fatto una domanda, perché non mi risponde? E lei mi diceva, no no, ti ha risposto, non hai visto che ti ha fatto così? Faccio, ah ok, quindi ti devi un attimo abituare a questo, perché devi stare attento alla loro faccia, alle loro espressioni. O se no hanno altri modi di fare, tipo spesso ruttano, anche donne e uomini ruttano, in qualsiasi momento possono ruttare qualsiasi tipo di persona, e poi magari dicono thank you God, perché vuol dire che hanno apprezzato il cibo che hanno mangiato, è una cosa bella per loro. Ah, dopo mangiato lo fanno questa cosa? Sì, anche durante il giorno. Ad esempio io andavo a fare i massaggi, no? Perché qua costa poco farsi fare i massaggi. Io e mia moglie andavamo a fare i massaggi e spesso questa massaggiatrice ruttava. E poi diceva, thank you God. Però non stai mangiando in quel momento, stai facendo un massaggio. E però per loro è la pura normalità. Bisogna abituarsi anche a questo. Eh sì. Comunque ci sono tante stranezze come il karaoke. Però adesso dopo 5 anni mi sono abituato e non faccio caso più a niente. Certo. Hai detto che te hai un blog? Sì, ho un blog che si chiama Vivere nelle Filippine 2. Mostro giornalmente la mia vita qui nelle Filippine. Faccio un video al giorno dove mostro quello che faccio. Magari, so, oggi vado al mercato, mostro cosa compro al mercato e quanto spendo. O a volte parlo del ristorante, a volte parlo di qualsiasi cosa. Ogni giorno faccio un video su Facebook. Ok, poi comunque lasceremo tutti i tuoi contatti. Almeno se qualcuno ti vuole contattare, insomma, grazie. Ti puoi contattare. Certo. Io rispondo sempre. Magari qualcuno che è curioso. Gli italiani come sono visti lì? Sono visti bene? Sì, sono visti bene, perché molti filippini che stanno bene vanno in vacanza in Italia perché la conoscono di fama. Hanno visto un telefilm di mafia e tutti vogliono andare a Corleone. Adesso molti mi parlano di Corleone, della Sicilia, vogliono andare là a visitarla. E quindi sono visti bene, anche e soprattutto per il food. Quando hai un ristorante italiano e c'è dentro un autentico italiano, le persone sono felici di venire da te a mangiare, perché è autentico. Ci sono tanti ristoranti italiani ma sono fake, il cibo cambia troppo, fanno la carbonara con la panna, le cose sono troppo zuccherate. Invece quando c'è un italiano sono felici, quindi sono visti bene gli italiani. Quasi tutti gli stranieri qua sono visti bene comunque. Ti volevo chiedere un'ultima cosa su questa cosa qui dei filippini, che è una curiosità un po' anche mia, che anche qua in Italia se ne vedono tanti, no? Di filippini che magari vengono per fare lavori, hai visto, di servizio o lavorano nelle famiglie, ma come mai questa cosa qui? C'è una cosa di cultura loro, che sono molto servizievoli, o come mai ci sono spesso persone delle Filippine a fare questi lavori qua? Perché, allora, fin dopo la guerra i filippini, le Filippine erano un popolo abbastanza povero e quindi cercavano di andare all'estero a lavorare, non avendo magari studiato ai tempi, andavano in Italia e trovavano lavoro come donna delle pulizie o altri lavori umili. Comunque avrebbero guadagnato lo stesso tanto più che nelle Filippine, no? E spesso, siccome sono in tanti in una casa, uno della famiglia si sacrificava per andare all'estero a fare un lavoro e poi magari manteneva la famiglia qui nelle Filippine o costruiva la casa. E adesso molti filippini che all'epoca sono andati in Italia hanno qui una bella casa e magari sono tornati dopo tanti anni e quindi adesso stanno bene. O se no molti filippini comunque hanno studiato, ma anche se hanno studiato qui nelle Filippine, se vanno a fare infermiere o qualsiasi altro lavoro qua nelle Filippine, è sempre più retribuito fare un lavoro come la donna delle pulizie o qualsiasi altro lavoro, è più retribuito all'estero. Quindi anche se hanno studiato, a volte vanno anche all'estero a fare un lavoro del genere perché vengono pagati di più. Ok, sarà anche perché sono comunque persone affidabili. Sono anche persone oneste, affidabili, sì. Molte persone preferiscono i filippini come questo genere di lavoro, perché comunque sono lavori dove le persone devi stare a casa, devi fidarti della persona, quindi sono affidabili, ci sanno fare coi bambini perché ce n'è tanti qua, hai tantissimi bambini intorno a te, quindi ci sai fare. Ecco, poi ti volevo chiedere cosa si fa lì, cioè nel senso come si passa il tempo, come tempo libero, come ci si conosce anche fra ragazzi e ragazze, fra uomo e donna, se magari è un approccio diverso di
rispetto a qua? Allora, qui il tempo libero è abbastanza simile all'Italia, nel senso ci sono cinema, ristoranti, c'è il campo da golf, il campo da basket, vanno al centro commerciale. Non stanno tanto in strada, cercano di evitare la strada, però questo durante anche le ore del giorno perché fa molto caldo. Però la mattina e la sera sono anche in strada. Le persone in genere si conoscono magari al campo da basket o se no in chiesa, perché sono molto cattolici qui, quindi le chiese sono sempre molto affollate, quindi le persone si conoscono anche là, o se no comunque si conoscono anche sotto casa, perché come dicevo prima, qui come scendi sotto casa, le persone magari hanno la casa piccola o sono in tanti in casa, vanno tutti in strada e quindi sono lì che chiacchierano, stanno lì tutto il giorno, comunque parlano mentre i bambini giocano, e nei quartieri tutti si conoscono più o meno, se fanno un giro magari vanno nella casa di fianco a salutare l'amico, poi vanno nell'altra casa, fanno questi giri qua, o a meno che tu non viva dentro una subdivision, queste aree private, che là c'è più intimità, le persone non si conoscono tutte, i posti sono più grandi, quindi per conoscere le persone magari si conoscono in maniera diversa. Comunque in queste subdivision di solito ci sono sempre magari i campi da tennis o le piscine, e là magari si possono incontrare le persone per giocare. Non è tanto praticato il calcio, però ci sono degli sport come tennis o più il basket, è molto praticato. E in ogni quartiere c'è un campo da basket, e quindi tutti quelli del quartiere vanno là al campo da basket e spesso si conoscono così. Sì, poi insomma si sono, come hai detto te, molto festaioli, che gli piace stare sempre insieme, allora fanno anche presto a conoscersi. È un popolo molto caldo, nel senso non sono freddi come altri magari. No, paesi. Non sono freddi. Infatti se c'è una festa di compleanno, c'è il karaoke, io non sono stato invitato, però posso andare là, cantare al karaoke, bere una birra con loro e poi andare via. Ah, ok. Fanno questo. Chiunque può andare a cantare un attimo, andare via, poi tornare dopo. Ti piace il karaoke, via? Sì, sì, il karaoke è la mia rovina. No, perché non mi fanno dormire a volte. Un po' ci credo. Ti toccherà mettere anche a te al ristorante poi il karaoke. No, non l'ho fatto. No. Me l'hanno chiesto, ma non lo faccio. Immagino. Sono più tradizionale. Metto i tappi adesso. Dormo con i tappi, ecco, per evitare questi problemi. Certo, insomma, se no... Sì. E anche il ruolo, diciamo, dell'uomo e della donna, comunque lì è un po' come qua, all'incirca. Allora, le donne qua sono molto rispettate, ci sono delle cose che non si fanno, cioè è maleducazione, ad esempio, magari in Italia quando vedi una bella ragazza, magari gli dici qualcosa, gli dici ciao bella, hai quella voglia di parlargli, no? Di fargli un fischio magari a volte. Però qui non si fa, è maleducazione e non si fanno queste cose, quindi non ci si approccia così a una donna, magari bisogna corteggiarla. Spesso queste coppie di giovani, prima di conoscersi bene, l'uomo va sempre a prenderla sotto il lavoro, l'accompagna solo a casa, solo per fare questo piccolo tragitto, poi la va a prendere fuori dalla chiesa, la porta a casa, quindi cioè, ci si conosce così, la donna si conosce così. E invece magari nell'ambito lavorativo le donne hanno sempre una marcia in più al lavoro, ho notato nel mio ristorante ad esempio, prima avevo tanti maschi a lavorare da me, però col tempo questi maschi durano poco, nel senso magari prendono uno stipendio, il giorno dopo si ubriacano, non vengono al lavoro o vengono tardi, non prendono seriamente il loro lavoro. E la donna invece quando deve lavorare lavora, è in orario, lavora meglio dell'uomo. Infatti nel mio ristorante adesso sono quasi tutte donne, perché sono più affidabili, non devo preoccuparmi se vengono o no al lavoro, perché sono sicuro che loro vengono al lavoro. E spesso in molti lavori la donna ha un grado superiore all'uomo, spesso sono magari pagate di più, lavorano meglio, anche a scuola magari sono state più brave, quindi riescono a fare carriera qui più facilmente. Se dici te che sono più affidabili, insomma, poi alla fine sarà in tutti i lavori, no? Così. Sì. E senti, volevo chiedere, il cibo lì com'è? Ora, a parte te che insomma che al tuo ristorante il cibo è italiano, ma il cibo lì del posto è buono? Che si mangia lì di solito come cibo tipico? Allora, il cibo tipico, le Filippine non servono un cibo piccante come nel resto dell'Asia, magari che è tutto molto piccante, però magari è speziato, molto pepato, servono questo cibo che chiamano ulam, che sono tanti tipi di cibo diversi, che di solito nei loro ristoranti tradizionali si sceglie un ulam dentro questa planetaria tipo, e te lo servono nel piatto con una palla di riso. Questi ulam sono molto speziati, magari c'è l'alloro, sono fatti di pollo, maiale o manzo.
peso. Magari si pensa che qua in Asia si mangiano cose strane come insetti o cani, gatti, ma qua nelle Filippine non si mangiano queste cose, magari anche l'anatra. Però ad esempio qua non si mangia il coniglio, è visto come un animale domestico. Quindi il loro cibo, se è cucinato bene, tradizionalmente è buono, però dipende dai posti. A me piace personalmente, alcune carenderie sono buone, altre un po' meno, perché c'è chi tende a mettere anche le cose un po' zuccherate, le fa diventare un po', oltre a speziate, anche un po' zuccherate. Ad esempio qui hanno... Sì, un po' dolce, sì, tendono a mettere qualcosa di dolce dentro. Ad esempio qui hanno il fast food Jollibee, che va molto più del McDonald's, il loro fast food preferito nelle Filippine, e qui mangiano degli spaghetti dolci, sono al pomodoro, però un pomodoro dolce con sopra un cheese. Questa è una cosa che piace molto ai bambini. O anche il McDonald's serve questo tipo di spaghetti, un po' diversi, accoppiati da Jollibee, però comunque sono sempre spaghetti dolci che servono. Però se si va nei luoghi più tradizionali, la cucina è anche buona, sì. Ok, e comunque se uno vuole comprare prodotti italiani, lì si trovano bene? Si trovano, sono cari, ci sono nei centri commerciali o ci sono dei posti specializzati solo per cibo importato europeo, magari formaggi, salumi, ci sono dei cibi, c'è una catena, un negozio che si chiama De Santis, che è in più o meno tutte le parti più ricche delle Filippine, e vendono cibo italiano, la Barilla, formaggi, un po' di tutto. Comunque volevo aggiungere anche che molti cibi filippini hanno un nome spagnolo, perché sono stati colonizzati dalla Spagna per oltre 400 anni, molti cibi ricordano con il nome la Spagna, sì. Okay. Tipo hanno il pan di sal, che è un pane salato che mangiano la mattina, adobo, menudo, frittata, tutti i nomi che magari possono ricordare la Spagna. Ma parlano anche lo spagnolo loro? No, non parlano lo spagnolo, però delle parole sono simili allo spagnolo. Parlano l'inglese, il tagalog. E poi giù hanno i loro dialetti, sai, hanno il bisaya, in ogni regione hanno un dialetto. Ok, comunque, in Italia, come qua da noi. Però se uno viene lì a lavorare, come si diceva prima, se sa l'inglese comunque se la può cavare bene. Sì, uno straniero, sì, parli inglese te la cavi bene, perché molte lezioni a scuola sono in inglese, le scuole private sono quasi tutte in inglese. E a Manila molti giovani parlano solo l'inglese tra di loro, non parlano neanche più il tagalog. Ok, non è richiesto di sapere la lingua locale, ecco. No, non è richiesto, però se lo sai hai una marcia in più, perché i filippini apprezzano lo straniero che riesce a parlare il tagalog, quindi se lo sai è sicuramente qualcosa in più per te. Di sicuro. È difficile la lingua di loro? Va molto a memoria, se hai una buona memoria. C'è qualche parola che ricorda lo spagnolo, quindi non tutto è strano. Hanno molte parole che si moltiplicano, tipo per dire sì, un semplice sì, dicono due o usano, no? Due vocali. Può essere più facile di altre lingue, sicuramente, altre lingue asiatiche, del cinese o giapponese, perché comunque hanno i caratteri come i nostri. Allora, ti volevo chiedere del clima, perché, ecco, siamo curiosi di sapere lì com'è. Ora, penso che sia quasi sempre caldo, però poi ti volevo chiedere anche se ci sono terremoti o uragani, cose del genere. Sì, allora, qua fa caldo tutto l'anno, poi al sud fa più caldo e al nord di Luzon, proprio al nord delle Filippine, fa fresco anche, si arriva anche a 20 gradi la sera, tipo nella zona di Baguio. Comunque fa caldo tutto l'anno, sì, 20 gradi. 20 gradi, e fa caldo tutto l'anno, è divisa in due stagioni, quella delle piogge e quella secca. Adesso siamo nella stagione secca e comunque piove, adesso il tempo è un po' cambiato, anche adesso non si capisce più bene tanto. Terremoti ci sono perché ci sono dei vulcani attivi che ogni tanto eruttano e fanno qualche scossa di terremoto, però sono più a preoccupare sicuramente sono i tifoni, che ci sono circa 22 tifoni all'anno. E 3 o 4 sono molto forti, però il resto sono tipo delle piogge, dei temporali italiani, no? Che durano diversi giorni, nuvoloso, c'è cioè del vento, però non sono distruttivi. E invece ci sono dei tifoni un po' distruttivi che di solito sono dalla parte dell'Oceano Pacifico, quindi sono più distruttivi dalla parte est delle Filippine, sud-est, la parte bassa. Le isole che sono affacciate all'Oceano Pacifico, perché è il più grande oceano al mondo, e quindi quando arrivano le raffiche da lì nulla le ferma, e quindi sono le prime isole ad avere la peggio. Ci sono diversi tifoni che sono formati da forte raffica di vento e pioggia, ce ne sono 3 o 4 all'anno così potenti. Detto nei paesi tropicali, sì, ci sono. Sì, io sono in una zona Cavite, sono meno colpito. Comunque ci sono anche qua i tifoni, però non che devastano, cioè distruggono case così. Ci sono stati dei tifoni forti in passato, quando ho vissuto qui, ci sono stati degli allagamenti in strada, allagamenti dopo tanta pioggia.
o se no bolla qualche pezzo di tetto, perché qua molte case sono non con le semplici tegole, no? Ci sono delle lastre d'acciaio sopra che ricoprono le case e quindi a volte non sono attaccate bene e vedi questa lastra che è pericolosa perché può tagliarti in Certo. due. E come temperature, per dire anche lì dove sei te, che hai detto che è caldo tutto l'anno, per avere un'idea, che temperature ci Ma sono? più o meno sui 30 gradi tutto l'anno, anche Sì. adesso ci sono 30 gradi, sì. La sera si abbassa un po', verso dicembre anche qua inizia un po' il fresco sui 27 gradi. Però dove ho il B&B è un po' rialzato perché è in collina, no? C'è il vulcano, c'è questa collina qui, e lì fa fresco la sera, si arriva ai 20 gradi, 21 gradi la sera, sì. A volte c'è bisogno della giacca, c'è la nebbia, c'è un clima completamente diverso. Ci sono tante realtà nelle Filippine perché comunque è grande. È grande come l'Italia, è lunga come l'Italia, solo che c'è il mare di mezzo. Però in sé tutto il perimetro delle Filippine è come l'Italia. E a nord fa più fresco e a sud fa più caldo. Però in genere dappertutto ci sono 30 gradi di giorno. Poi nella stagione secca si arriva anche a 33, 34, fa molto caldo. Quando non è la stagione secca, sì, stagione umida, è un caldo umido. Sì, è un caldo umido, sì, si suda parecchio. Per questo si può andare magari nel centro commerciale con l'aria condizionata. E ai Filippini non piace il sole, non piace il caldo. Infatti li vedi magari con l'ombrello. Loro vedono le persone belle quando sono bianche, no? Hanno la pelle curata, un po' bianca, no? Non vogliono abbronzarsi. E chi si abbronza di solito fa questi lavori come muratore. Quindi chi non fa questo lavoro non vuole farsi abbronzare perché per loro non è il simbolo di bellezza. Preferiscono coprirsi con creme, cercano di sbiancarsi, fanno delle punture dove si iniettano delle cose per sbiancare la pelle. Addirittura. Hanno tante. Sì. Non permanente, che dura un po'. Sono tipo vitamine che gli abbassa, gli fa diventare un po' bianchi. Senti te. Sì. Ecco, abbiamo capito ora come mai anche tanti cinesi o asiatici che vengono qua hanno l'ombrello per il sole, perché non si vogliono abbronzare. Sì, per loro Passano con i è così. bianchi. Io non lo capivo quando ero in Italia. Dicevo, ma perché questi hanno l'ombrello? È così bello abbronzarsi. Invece qui, non ti abbron se vedi, anch'io sono bianco. Io non vivo davanti al mare, no? Quindi non vado in spiaggia a dire prendo il sole. Qui sono in città, fa caldo tutto il giorno, però cerchi sempre di stare coperto perché il caldo, il sole è molto forte essendo sull'equatore. Non è neanche bello perché ti rovina la pelle veramente perché è forte qua il sole. Sentite, abbiamo capito il Veramente. motivo. Come paese, è un paese che è attento all'ambiente, riciclo, queste cose qui, lo fate lì? No, diciamo che stanno lavorando su questo, però non è molto attento. Hanno preso delle precauzioni, tipo ai centri commerciali non danno più il sacchetto di plastica, ma danno quello di carta. In alcune province gli street food non possono usare la plastica, ma devono usare la carta o il legno, però non in tutte. E quindi stanno lavorando molto. Hanno fatto anche qualche lavoro in spiaggia, hanno pulito le spiagge. Anche a Manila c'era una spiaggia che si chiama Dolomite Beach. Prima era una discarica e il vecchio presidente l'ha fatta pulire e adesso è un posto turistico dove la gente va a fare le foto. Però non si può fare il bagno perché appunto l'acqua non è pulitissima, perché è un'area portuale, c'è il porto là vicino. Stanno provando, però c'è ancora tanto lavoro, certo. Sì. Mi immagino, infatti, anche noi che siamo andati in Indonesia erano molto indietro, c'era molta sporcizia, tanta plastica, abbiamo visto. Purtroppo sì, perché la usano ancora tanto e non tutti sono educati nel dire ah, prendo la plastica e la butto nella pattumiera, anche perché non ci sono tante pattumiere e quindi la persona, soprattutto i giovani che mangiano tanto street food, bevono, mangiano e buttano per terra, fanno questi gesti qua. Sicuramente con il tempo impareranno, Speriamo di spero. sì, dai. Anche la Sì. differenziata non la fate voi lì come rifiuti, la raccolta No, differenziata, no, tutto ancora insieme. non c'è. È tutto insieme, sì, non ci sono queste cose ancora. Pensa che quando passa il camion della pattumiera ci sono questi ragazzi che prendono i sacchi, li buttano tutti dentro, arriva tutta la gente con i sacchi, è Tutto una insieme, scena. via. Tutto insieme, buttano dentro così, vanno avanti, plastica, cibo, tutto. Sapere dove va a finire tutta quella spazzatura lì. Sì, non si sa. Andrà in Cina, non si sa. Non lo so esattamente, lo so che ci sono dei luoghi dove le portano, poi non so come la smaltiscano, sinceramente. Che poi lì, fra l'altro, le Filippine ci sono delle spiagge, dei posti bellissimi anche. Sì, quando il luogo è turistico infatti lo mantengono pulito e questa è la cosa buona, che c'è il turismo, almeno puliscono le spiagge. E invece se non è tanto turistica, ci sono le persone locali, spesso è sporco. O se non c'è un buon sindaco che ci tiene a queste cose, spesso è sporca, sì. Purtroppo è così. E senti, le Filippine come sicurezza? Come sono? È un paese tranquillo dove vivere? Insomma, ci si sente sicuri?
No, ti dirò, le Filippine, come magari dicono in molti, che possono pensare che sono un paese del terzo mondo, è pericoloso, ma no, non è così. Io mi sento molto più sicura qua nelle Filippine che in Italia. L'Italia, secondo me, è molto pericolosa. Qui invece in 5 anni non ho mai avuto problemi, non ho mai litigato con nessuno, non ho mai avuto nulla di niente. Sono stato anche nelle zone molto povere. Io andavo a fare i video con la mia GoPro nei villaggi da solo, con la gente povera, cioè scalzi, così. Ma tutti sono sempre molto felici, accoglienti e nessuno ti dà fastidio. Magari ti chiedono i soldi, ti chiedono quel 100 peso, 200 pesos, però tu glieli dai. Cioè, anche se non glieli dai, non sono arrabbiati con te, non ti minacciano. Non fanno queste cose, quindi sei un paese sicuro, secondo me, sì. E rispettano molto gli anziani, sì. Infatti puoi vedere che nei centri commerciali hanno la loro linea, la loro fila, loro passano avanti, hanno la loro linea per fare la spesa, o se no in tutti i ristoranti loro hanno lo sconto, gli anziani hanno una card dove loro fanno vedere che sono senior e gli devi dare lo sconto per legge, Sentite, bella questa sì. cosa, per È bella legge. per un anziano, Per un anziano. per un ristoratore magari non sempre, però va Per un bene. ristoratore no. Vabbè, magari saranno come anche qua, guadagneranno meno di un giovane che lavora e quindi magari gli vengano un po' Beh, incontro. sì, no, ci sono anziani che guadagnano tanto e quelli che guadagnano poco, dipende. Comunque tutti hanno lo sconto, sia se guadagnano tanto e tutti lo vogliono, anche se sono ricchissimi, vogliono lo sconto. Ti presentano la carta anche se hanno un sacco di business. Sì, vabbè, poca roba, poco sconto, però vabbè. E invece la sanità, che ce l'avevi un po' accennata prima, com'è lì? È di qualità? È buona? È pubblica? Privata? Com'è? La sanità c'è sia pubblica che privata. Pubblica magari c'è tanta fila e non hanno i macchinari, non hanno certe macchine apposta per fare determinati esami, quindi spesso vai lì e poi non possono curarti più di tanto. Questa è quella pubblica gratuita. O se no c'è quella privata che costa tanto e spesso ti fanno entrare solo se hai un'assicurazione perché costa veramente tanto. Io ad esempio ho avuto un problema qui nelle Filippine, ho preso la leptospirosi, un'infezione dovuta dalla pipì di topo, perché praticamente avevo un taglio da qualche parte, ho toccato una cosa contaminata. E mi è entrata nel sangue e là sono stato infettato. Sono andato all'ospedale 5 giorni e ho speso 5.000 euro perché poi Buona. era durante il Covid e quindi costava ancora di più perché le persone dovevano entrare con determinate divise, erano usa e getta e lì aveva un costo ancora più alto. Però mi hanno curato, ecco, mi hanno curato, hanno scoperto quasi subito cosa avevo e mi hanno messo il vaccino e sono vivo grazie a questo ospedale qua. Però costa tanto, ecco. Costa tanto, quindi se si vuole venire qua si deve avere per lungo tempo almeno un'assicurazione. Io allora non ce l'avevo l'assicurazione, mi hanno fatto entrare solo perché avevo delle amiche suore qua nelle Filippine che erano miei clienti, che poi eravamo amici perché c'era una suora italiana dentro, no? Quindi ero amico di queste persone qua e gli avevo detto il mio problema e mi hanno consigliato di andare in questo ospedale che sono loro amici e quindi mi hanno fatto entrare anche senza assicurazione. Solo che poi il conto era veramente salato, 5.000 euro, Boia, un casino. vorrei vedere se con Quindi 5.000 euro non ti avessero curato bene. sono bravi negli ospedali privati, ma in quelli pubblici sicuramente no, Comunque, se hai molto meno. l'assicurazione sanitaria, pagate un tot al mese e poi non devi pagare Sì, se hai l'assicurazione che ti copre al 100% niente. non devi pagare niente, se no c'è quella che ti copre il 50, quella del 25, Ok. dipende quanto paghi al mese. Però gli anziani, ecco, non possono fare sempre un'assicurazione. Se vengono qua già anziani che sono un po' malati, non sempre l'assicurazione ti accetta. Ok. Se ce la diamo tanto tempo, cioè dalla mia età fino a essere anziano, lì ormai ti hanno accettato da giovane, quindi ti accettano sempre. Però se no è più difficile. Ti sei Sì. fatto Adesso ho un'assicurazione un'assicurazione. sanitaria? Sì, ho un'assicurazione che mi copre al 50%, pago tipo 50 euro al mese, non tanto. Sì. E se uno volesse farla che copre tutto, comunque non incide tanto al mese come costo. Sì, non incide tanto al mese, possono essere 100 euro, poi dipende che tipo di assicurazione. Quindi chi viene lì ci vuole assicurazione sanitaria, anche se uno viene turista ci vuole. Ci vuole, va per poco tempo, cioè io rischierei, poi una persona sta a lei. In genere un turista sta nelle zone turistiche, sono un po' più pulite e quindi sei un po' più protetto. Però è anche vero che uno straniero quando viene qua può avere problemi di stomaco nel mangiare determinati cibi o bere determinata acqua. So di molte storie di persone Ci italiane che credo. sono venute qua e sono state male, non da andare all'ospedale, però magari di stare a casa. Anch'io
personalmente ci è voluto tanto per abituarmi al cibo. Sì, sono stato male tante volte, a volte stavo bene, poi avevo delle ricadute, più che altro mal di pancia. Adesso posso mangiare tutto, sono forte. Ormai sei una roccia. Però ci ho messo tanto, ecco. Ci vuole un po', certo. È un po' il cambio di tutto, di aria, di mangiare, di malattia anche. Infatti ti volevo chiedere anche questa cosa qui, perché lì essendo un paese tropicale, magari qui in Europa è più facile ammalarsi d'inverno stagionalmente, no? Lì magari essendo un paese tropicale ci possono essere anche malattie diverse, anche infettive, no? Tipo dalle zanzare, la zika, la dengue, ci sono lì? È vero? Sì, c'è il dengue, bisogna stare un po' attenti al dengue, che colpisce molte persone, soprattutto gli stranieri, non so perché sono più colpiti. Comunque sì, è pericolosa e al dengue non c'è una cura specifica, bisogna bere solo tanta acqua, magari la flebo, ci sono queste cure qua. O se no, io mi ricordo che appena arrivato qua stavo spesso male, avevo la febbre, perché appunto fa caldissimo e poi vai nei centri commerciali dove c'è l'aria condizionata e ti ammazzava sta cosa, ti veniva la febbre. Però adesso mi sono abituato anche a questo e non ho più questi problemi, sì. O anche perché prendi tanto smog fuori, ti si abbassano le difese immunitarie e là ti ammali anche in quel caso, sì. Io guidavo tanto la moto, poi andavo nei centri commerciali, poi prendevo l'aria e quindi là mi ammalavo spesso, prendevo le vitamine per rimanere un po' su. Però adesso ho preso la macchina, sono anche un po' più protetto, anche è vero questo. Comunque ci sono, ecco, queste malattie ci sono, e uno che fa, c'è qualche precauzione quando magari uno esce, come qua magari ci si dà gli spray per le zanzare, cose del genere, oppure no? Ah sì, allora, per le zanzare, certo, se si va in una zona dove c'è tanta natura è sempre meglio mettersi uno spray, ecco, per le zanzare. D'altronde sai, in un posto tropicale queste cose possono succedere, no? Più che magari in altri posti. Ti volevo chiedere, ricapitolando un po', quali sono i pro e i contro delle Filippine? Allora, i pro è che sicuramente le persone sono molto socievoli, ti fanno sentire sempre a loro agio a casa. È un paese molto free, cioè non ci sono tante regole stradali, non è che prendi tante multe facilmente. Mm-hmm. Poi anche nell'aprire un business in provincia non ci sono tanti controlli come in altri posti. Magari in città ci sono più controlli, però in provincia non tanti. Quindi questo è sicuramente un pro, c'è un bellissimo mare, ci sono anche tante montagne da scalare, c'è tanta natura, non ti devi vestire in un determinato modo, Sì, puoi essere sempre accettato, molte persone vanno in giro in pigiama qua. Pigiama, asciugamano in testa, nessuno ti giudica, quindi vai bene in qualunque modo. E un contro, sicuramente sono città trafficate, c'è tanto smog, spesso sono sporche, a parte qualche parte delle Filippine sono pulite, altre parti sono sporche, c'è tanto randagismo, quindi bisogna abituarsi un po' a tutto comunque quello che è l'Asia in generale. E c'è tanto casino per strada, il karaoke. Sto karaoke. L'ho detto tante volte, sì, questo è il contro. Però fondamentalmente io vivo bene personalmente, ecco. Non tutti si abituano a questo genere di vita, deve piacerti, ci sono tantissime isole, ogni isola è diversa, quindi quando consiglio di venire qui e di venire qui per una vacanza, vedere, perché tutte le isole sono diverse, sono circa 7100 isole, quindi magari questo posto non ti piace a te, ti piace più Boracay, Palawan, cioè dipende proprio dai luoghi, per aggiri un po' e vedi quale posto è più consiglio adatto è sempre quello, no? Di girare, di vedere prima il posto che uno gli piace. Esatto, magari non giudicare subito da lontano prima di andare là e vedere con i E comunque propri lì sei felice, no? Non torneresti in Italia, rimarresti lì. No, no, ormai sono felice, realizzato, ho aperto due ristoranti, un B&B, presto sicuramente farò altri business perché questo è quello che facciamo. No, comunque ci piace stare nella ristorazione o fare business, quindi mi piace, finché piace anche a mia moglie, noi stiamo qua. Tornerò in Italia solo per una vacanza, perché magari mi mancano i miei familiari, mi manca il cibo, però non a vivere o a lavorare, di certo non è un'opzione. No, ormai insomma c'è le tue attività E lì. quindi, sì, lasciarle non è il caso, stanno andando bene anche. Fino a quando vanno bene, noi stiamo qua. Certo. Poi insomma si vede che sei felice, che stai bene, quindi fai bene a stare lì. Bene, io senti, con le domande avrei finito. Se poi chiaramente volete saperne di più sulle Filippine, vi suggerisco di seguire Matteo, sia su Instagram che su Facebook, poi anche un canale YouTube che però ti segue un po' meno, quindi più magari su Facebook eventualmente ti facciamo scrivere o su Instagram. Sì, su Facebook Vivere nelle Filippine 2, sì. Ok. O anche su Instagram, sì. Se Però qualcuno su Instagram mi chiamo Matteo Saletta.
Al mio nome, al tuo nome. personale, sì. Lasceremo comunque i contatti, poi li abbiamo fatti passare durante l'intervista, poi tanto li lasceremo anche in descrizione, così se qualcuno ti vuole chiedere qualcosa, ti può scrivere direttamente a te. Grazie mille. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter da tutto il mondo, di mettere un bel like Esatto. su questo video delle Filippine con Matteo. Grande. E poi, insomma, se avete delle domande, scriveteci pure che noi, insomma, cercheremo di aiutarvi, oppure scrivete a Matteo per avere più informazioni. Bene, Matteo, noi Certo. ti ringraziamo Va bene. tanto per essere stato Grazie nostro a voi, ospite. grazie per avermi invitato, per l'intervista, per la chiacchierata. Grazie a te, un grosso in bocca al lupo a te, alla tua famiglia, alle tue attività che hai lì. A Grazie mille. te, un abbraccione Vi forte aspetto dall'Italia. nelle Filippine. Molti italiani mi vengono a trovare al ristorante Sì, quando vengono grande. in vacanza qua. Sì. Oh, certo, quando Va uno bene. viene. Speriamo di venirti a trovare anche noi presto, dai. Certo, vi aspetto. Vai, Va un bene. Ci vediamo salutone presto. al nostro Italian Ciao. Globetrotter dalle Filippine. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao.